Frattempo salutiamo anche il nostro amico Lattaglio, salutiamo dai. Allora, noi facciamo tutte le condoglianze a sua famiglia perché poco tempo fa è morto il Lattaglio, il mio vicino che fa il Lattaglio, è stato parzialmente cremato. E... Ciao a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mi. Siamo nella seconda puntata di questa serie dedicata alla storia di Call of Duty e oggi siamo su World War, che sarebbe il primo Call of Duty della Triarchy in PlayStation 3 contro 60, che c'è qualcuno. Comunque adesso non vi abbiamo fatto vedere la ricerca come abbiamo fatto nella scorsa puntata, perché ci mette un sacco di tempo, visto che ci sono 1500 giocatori online e già vengo ammazzato dal primo, ora tanto anche normale. Comunque vi dico subito che questo qua sarà molto stressante come gameplay, perché questo gioco qua è pieno di hacker. Jacopo Mini conoscerà qualcuno. Ma Wolf, c'è un... guarda che strano, guarda il computer, scusa, non ti dispiace, stai un pochettino occupato? Ma perché è fatto apposta. Allora ragazzi, oggi parliamo di Call of Duty Modern Warfare 2. Sì, ma perché? Perché? Vi possiamo dire che, visti gli incassi dovuti all'uso improprio del tema della guerra odierna, Infinity Ward ritenne necessario imbastire un seguito alla prima avventura a condire il risultato ottenuto con quante più divulgare ci stessi. Naturalmente ci siamo appena riferiti a Call of Duty World at War. No, non c'entra niente. No, perché vi ricordate che eravamo rimasti praticamente, ci mancava Modern Warfare 2 in poi, sempre letto naturalmente l'enciclopedia. Eh sì, scherzo. L'enciclopedia serissima, c'è niente a dire. Molto seria. Allora. Sì, ma c'è qualcuno, sono tutti campionati. Diciamo che praticamente... bassi il volume. Perché non ci sento, cioè non sento la mia voce. Sei sordo. Allora... Bla bla bla. Allora, dopo aver preso confidenza con l'ennesimo paio di braccia senza voce, tale Roach, il giocatore, verrà smattuto a fare il galoppino portaborse per conto del padre di Stan Lee, generale Shepard. A proposito i pastori, noi... No, vabbè, adesso poi... Poi la mettiamo, cioè, sì. Poi vi spieghiamo tutto perché... c'è un nostro amico che ritiene che Ligabue sia pastore, però vabbè, sapete, i nostri amici hanno dei problemi. Sì, ma qua ci sono le persone che spariscono. Allora, nel frattempo... No, ma cosa sta lì? Nel frattempo salutiamo anche il nostro amico Lattaglio, salutiamo dai. Allora, noi facciamo tutte le condoglianze a sua famiglia perché... Ma devi morire. Poco tempo fa è morto il Lattaglio, il mio vicino che fa il Lattaglio, è stato parzialmente cremato e è dispiaciuto a tutti, insomma. Questa qua la mettiamo come fuori onda. Ecco. Sì, a breve facciamo anche un video con tutti i fuori onda spastici che abbiamo fatto in questi periodi, che veramente io e Stefan Kaus ci siamo... Vabbè, protagonista principale Stefan Kaus. Siamo spazzati sti video e abbiamo fatto tutti fuori onda. Ok, e, ragazzi, cioè, è ufficiale. Per sbaglio, tutto per sbaglio. Perché fuori onda non erano voluti, cioè la telecamera è rimasta accesa per sbaglio dopo i video e prima, soprattutto prima, che l'abbiamo accesa prima per previdenza. No, perché abbiamo fatto tutti i controlli, eccetera. Vabbè. Allora, stavano dicendo. Nel frattempo un altro agente della CIA è riuscito a farsi amico dopo una cinquantina di birre, Makarov, che insegue il benvenuto. Ah! Benvenuto, sì, vabbè. Decide di portare un nuovo arrivato a fare un attentato all'aeroporto di Mosca. Salvo può essere ucciso Vladimir alla fine perché non c'era più posto di sedersi in mezzo di fuga. Affrontate svariate missioni senza scopo, nei panni Roach si andrà a casa Makarov per fregargli la connessione DSL e scaricare qualche porno. Ma a fine missione pure Roach crepa, ha ucciso la Shepard perché voleva tenersi tutto per sé. Nel frattempo l'America viene invasa dai russi per ripiccare attentato e toccherà soldato Ramirez respingere l'assalto di invasori comunisti. Più o meno allo stesso tempo il personaggio più amato da tutti, ovvero Soap, assalta Saponetto.
assalta insieme a Mac, un gulag per liberare un solo prigioniero. Rinchiuso lì perché stava sulle palle a Makarov. Una volta liberato si scopre che questi è Price, che costituisce Price. Intuisce Price. Grazie all'imboscata che Shepard sia uno stronzo, che ha permesso l'invasione e ha ucciso tutti i suoi uomini più fedeli solo per far capire, per dimostrare al mondo che lui può uccidere Makarov e abbassare il debito pubblico. È il debito pubblico, ragazzi, che è difficile da passare. Per passare Makarov. Tante paranoie, manie e grandezza devono certamente compensare qualcos'altro. Assalta a base del generale, inseguito il suo elicottero a bordo di un gombone e abbattuto col medesimo. Ma che cazzo? No. Assaltata la base del generale, inseguito. Cioè, non ho capito se l'elicottero ad abbattere il gombone o il gombone a battere. È il gombone che abbatte l'elicottero. No. Solo si confronta con Shepard, ricevendone. Ah, non gli lancia addosso il gombone. Ricavandone una figura di merda e una pugnalata. Prima le sue sofferenze vengano terminate, Price ingaggia un duello corpo a corpo. Price. Prezzemolo. Ricavando a sua volta un'altra figura di merda. Shepard, col cuore afflitto, si estrae il pugnale e lo lancia al generale, che può essere trascinato via da Price e dal russo, lasciando intendere che purtroppo i due sopravviveranno. E infatti ci sarà il corpo schifoso al mondo. Call of Duty, Black Ops. No, la data di immagine, dobbiamo metterla. Ragazzi, questa qua è un'adrenalinica copertina del gioco, che fa già intuire come cazzo sarà sto gioco. Qualche frase celebre, quei cazzo di numeri sono dappertutto, Mason durante la lezione di matematica a scuola. Quegli uomini devono morire, Mason, su chiunque entri nel loro campo visivo mentale. No, c'è anche Reznov. Fatto. L'hai detto Reznov. Vedendo che debellare una minaccia comunista si era rivelato efficace, la Treyarch imbastì in un titolo ambientato durante la guerra fredda, avente come nemici a Krenn e le Krenn degli stereotipi. L'italiano qui, infatti, sto appunto traducendo in italiano un manuale dall'inglese di un videogioco, poi saprete tutto prossimamente quando caricheremo il video, che alcuni abbiamo già registrato, altri registreremo. E in realtà non abbiamo registrato nessuno, perché a quanto pare abbiamo registrato un video, ve lo anticipo, riguardo dei simulatori di volo. No, ma chi eri? Ci siamo accorti che Camtasia, praticamente, essendo il simulatore di volo a schermo intero, non ci aveva sbatti registrando. E quindi ha registrato soltanto il desktop, mentre noi parliamo come dei cretini di fronte al gioco. E lo carichiamo come big fail, ringraziando Camtasia, poi mi ha rifatto il video con Fraps e il risultato è stato lo stesso. Alla fine abbiamo trovato un'applicazione sconosciuta in internet che riesce a registrarlo. Faston Capture, non so se lo conoscete, comunque funziona, cioè se volete potete anche trovarlo in internet al sito della casa produttrice e anche alcuni seriali che gentilmente gli amici condividono con voi, perché così voi date i soldi a loro e loro vi danno i seriali. Cioè, che poi bisogna vedere, perché magari costa meno prendere il gioco che prendere il seriale. Si chiama P2P. Cioè, no, volevo dire, non è peer-to-peer, non è. Ecco, io mi sono sempre domandato perché si chiama pirateria informatica? Mica su tutte le navi hanno il computer. Vale, certi passi da me. Comunisti, vietnamiti e pure nazisti. Vabbè. Comunisti. Protagonista è un miracolato americano di nome Alex Mason, miracolato perché prima di tutta la serie è in grado di parlare, dotato di altri arti oltre le braccia. Dopo un fallito attentato al Fidel Castro e aver soggiornato insieme a Reznov nell'assolato Gulag di Vorkuta in Siberia, Mason intraprende assieme al russo una marcia di morte e distruzione per metà globo terracqueo, per uccidere chi ha incasinato il cervello mentre era al Gulag. Cervello? No. Cervelli. Beh, c'era la modalità zombie, no? Sì, c'era la modalità. Dragnovic e Stein. Dopo questi soggetti lo sviluppo. No! C'era quasi, potevo prendere il cane. Succede sempre così. Scopre questi soggetti lo sviluppo pilotare Gaspetto del pianeta, la Nova 6, brevettato anni indietro a Steiner e distrutto Reznov, prima che Dragovic, ma che cazzo di nome? Dragovic. E il suo amico decisero di aprire una società per conto proprio. Ma chi ha aiutato a un pilota agente della CIA da Reznov e dal padre di Chuck Norris, tale Woods, decide grazie al sacrificio Woods, Drachnos. Basta, io mi rifiuto di questa roba. Oppure perché se è pausissimo non si capisce quanto cazzo leggerlo.
sono un Salinger italiano. E poi Modern Warfare 3, qua anche la copertina, coprirsi gli spaghetti, una tattica mimetica sempre attuale. Ah, sentite i bimbo minchia che si mettono a gridare. Ma che cazzo? Porca troia, zittisci. È un po' cazzo. Comunque, continui a giocare. Fuori i meloni. Non sto giocando io. Passiamo no, direttamente a Carolina. Ah no, scusatemi. Adesso volevo dire che adesso esco, sia per come avete visto c'è l'app, ma soprattutto perché per qualche strano motivo qua non ci sono delle lobby separate perché è contro un discaricabile e chi no, io non ho contro un discaricabile, infatti finiamo così. Comunque suggerirei di continuare a leggere. Passiamo direttamente ma a... Ma dai, non c'è una portabolla che... No, 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 Modern Warfare 3, Modern Warfare 3. Modern Warfare 3, c'ha, perché, cioè, Black Ops sta un po' rompendo i coglioni. Lo sapevo che dovevo andare al bagno prima, Price dopo essersi messo la corazza del Juggernaut. Sì, cavoli, ma posso trovare una... Era ora, giocatore che scopre che Sock muore. No, ma no, ragazzi, non riesco a trovarne una... Che non sia una mappa che non ho. Ultimo capitolo attuale della saga Modern Warfare, rimbalzato di nuovo verso gli studi Infinity Wizard. Qua i giochi passano da una casa all'altra. Gli americani ne vogliono più sapere di avere i russi come vicini, quindi decidono di scacciare i molesti occupanti a suon di mitra, logico. Lo faccio anch'io come vicino quando rompo i coglioni che sono al piano. Perché tu mi chiedi fuori al piano? Nel frattempo anche i russi sono stanchi di randellare gli americani, quindi il premier russo decise di mettersi d'accordo col presidente USA per bere qualcosa e dimenticarsi tutto. C'è anche il link dimenticarsi, amnesia, poi lo leggiamo. Ma Makarov non è dello stesso avviso, rapisce la figlia del premier russo e si barrica a Dubai. Manca la pagina di Dubai, no! Non c'è la pagina di Dubai su un'enciclopedia. Ma non decide di scagnarsi e tentare di fermare chi cerca di ostacolarlo. Price, ancora vivo nonostante tutti i sigari che si fuma, cazzo, anche i sigari non c'è. Si calma, non riesco a trovare una mappa. E Soap riesce a reggersi in piedi dopo una pugnalata al cuore. Price e Soap, dopo svariate missioni, libera la fanciulla e uccidono tutti gli scagnozzi di Makarov. Ma purtroppo il povero Soap finisce per lasciarci la pelle nel mentre. Venuto a sapere che la sua nemesi si è nascosta, nemesi, non era quella di... di Phineas e Ferb, dove c'era lo scoiattolo, un titolo di incoli, qualcosa. Lasciamo stare. Sarà la Nemesis! Nemesis! Continua a leggere. Ok, va meglio. Venuto a sapere che la sua Nemesis si è nascosta nel sabbioso territorio, Price compra un biglietto aereo. Arrivato all'albergo, il nostro maglione pesante, a certe notare i romantismi si fanno sentire, inizia scalata verso la cima. Una volta arrivato, Price ingaggia una specie di corpo a corpo con Makarov e finisce per impiccarlo con dei cavi elettrici, coronando il momento con una boccata di sigaro. Fine. Call of Duty Black Ops 2, che io direi che questo qua è più... Black Ops 2 è migliore. A me piaceva Black Ops, non era male, però preferivo l'uno. Cioè, Call of Duty... basta, uno. Vabbè. A me piaceva, non era... Però il multiplayer secondo me non c'era neanche. No, c'era mai. C'era, era proprio più quello, solo il multiplayer, cioè il resto faceva schifo. Vabbè, campagna... Ma non ci giocavo tanto. Se avete trovato le Treyarch, in cui per la prima volta il giocatore stesso può decidere il destino di un mondo all'avanguardia in cui tutti gli uomini volano e gli aerei cadono in terra in continuo, peccato che qualcosa si faccia, il proprio... Guardate che campo! È destinato a morire. Sempre una vincente rincorsa tra passato e futuro, beduini a cavallo, fantasmagorici droni d'assalto, che fa della fisica balistica il punto forte. Infatti, certo, i combattimenti non solo assumono le sembianze di orgi canine, ma lasciano osservare come proiettili possano penetrare qualsiasi cosa, tranne finestre di vetro. Il multiplayer, come sempre accattivante, ripropone un modello innovativo di AK-47 che ha la possibilità di uccidere un nemico a 18 km di distanza, mamma mia, passando attraverso qualsiasi materiale. Tutto ciò per la gioia dei cecchini, che siano troppo veloci... No, no, cani, 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 ce l'ho fatta, siamo campioni del mondo, ragazzi, siamo campioni del mondo, siamo adesso campioni ti del mondo. Adesso ti uccido. No, tanto i cani l'ho chiamato, quindi chi se ne frega. L'avevo visto, sto leggendo. Infatti, ecco, vanno ucciso, però chi se ne frega. Tutto ciò per la gioia dei cecchini, che essendo forse troppo veloci, tanto per non snaturare lo spirito del gioco, vengono prontamente facciati e potenziati fino a diventare della specie di sparaspillette. Annunciando come un cambiamento epocale, questo gioco è stato innovativo come l'ultimo governo Berlusconi. No, comunque non si può. Note:
1 in cui si spiega il motivo per cui Zack non imparò a scrivere con la destra. Si può certo dire che America non abbia a cuore le sorti del vecchio continente. Tante paranoie, manie e grandezze devono certamente compensare qualcos'altro. Ma chi? Oh ragazzi, sto posto qua è pieno di campioni. Cioè, leggiamo amnesia. Attenzione, informazioni più riportate non hanno un fine illustrativo, ma esortativo, oltre che valore prescrittivo medico. Queste diagnosi valgono solamente come consiglio medico. Sono state scritte a dottorone e calibro dottorose persone che non sanno nulla in medicina. Ma l'enciclopedia libera pensano che si possa scrivere qualsiasi cosa. Segui attentamente tutte le istruzioni portate in questa pagina per sapere tutto ciò che devi fare per avere una vita lunga e in perfetta salute. Citazione necessaria, ancora per poco. Dicevamo, tipico malato della sindrome, amnesia. Amnesia. Cause. Per iniziare a capire come si manifesta il fenomeno dell'amnesia, c'è necessario ricordare un celebre esempio. L'amnesia è una malattia che fa perdere la memoria, cazzo che esempio. Altre cause. Per iniziare a capire come si manifesta il fenomeno dell'amnesia, è necessario ricordare un celebre esempio. L'amnesia è una malattia che fa perdere la memoria. Altra cosa, per iniziare a capire come si manifesta il fenomeno dell'amnesia è necessario ricordare un celebre caso. Ma è tutta così la pagina. Scusa, se uno soffre di amnesia. Ah no, ecco, l'ultima. Per iniziare a capire come si manifesta il fenomeno dell'amnesia, cioè è necessario ricorrere a un celebre esempio. L'ars medica all'aborto e alla zoofilia. Ma che cazzo c'entra? Come avete capito, non bisogna mai fidarsi per risolvere i problemi. Esistono le terapie d'urto, allungamento del pene, autopsia, cristere, cellule staminali, coma farmacologico, cura per il mal di capoccia, digestione inversa. Come digestione inversa? Diuresi, esplorazione anale, fecondazione assistita, liposuzione, evitare malattie contagiose, metodo Mannoni, che cazzo, omeopatia, parto. No, cavolo, potevo prendere un secondo cane. Parto anale. Cos'è il parto? Vabbè, non voglio saperlo. Aborto, aviazione, turismo odontiatrico. Non ne voglio cliccare neanche io. Vabbè. Sì, poi ragazzi, adesso do la conferma a tutti quello che si perché chiede. Perché qua c'è scritto, cioè il pulsante modifica, c'è scritto modifica / vandalizza. Perché si può anche vandalizzare. Si può vandalizzare. Ragazzi, io odio quelli di un materio, li odio. Raga, Wolf sta sbandando di brutto. Siamo su COD. Cos'è che fai su COD? Guarda! Guarda, non muoiono! E poi contrattacche, giustamente. Adesso andiamo a cercare, dato che nessuno di noi sa che cos'è. Hacker su. No, guarda che partire, io vado! Cerchiamo sull'enciclopedia hacker, così vediamo. Basta, partire! Ragazzi, non ce la faccio più, è possibile! Sono tutti con mattina questi mabbi! Raga, vediamo su quello che fanno tutti su COD, lo cerchiamo su l'enciclopedia hacker. Ma non è che tutti campano tutti su COD? Dove hai camper? Che bella novità, lo hacker che bontà, messaggi subliminali sugli hacker. Certi uomini vogliono solo vedere bruciare i no, ma anche le betti. Certi uomini vogliono solo vedere bruciare il mondo, il maggiordomo di Batman sugli hacker. No, vai! Mamma. L'hacker è colui che in questo preciso istante sta entrando nel tuo computer, ma tu non lo sai. Tranquillo, è un'etica da rispettare. Quindi se ne andrà in un istante senza far danni. Io mi preoccuperei piuttosto di quel cracker che ha rubato il PIN della carta di credito l'altro giorno. Allora, indice, vediamo un po' che altro, che cosa c'è da dire. Quel che c'è nello storico. Perché si sta ancora chiedendo cosa fa in concreto un hacker? No, questo qua. Bella domanda, in realtà sono di più le cose che l'hacker non può fare, come ad esempio organizzare attacchi informatici, danneggiare sistemi, rubare password, eccetera, ed è per questo che molti newbies del campo si allontanano a sentire il bene e lasciarli irretirire dal lato oscuro a forza, diventando Black Hat, scusa. Cioè brutti e cattivi crackers, i quali non risulta affatto salati, crackers, i quali non risulta affatto salati, se posti a contatto con le papille gustative, contrario di quanto si potrebbe pensare.
Comunque, da quanto tempo è che stiamo? Del resto, come da loro torto, l'hacker si limita a entrare legalmente in sistema altrui, dare un'occhiata senza toccare niente, solo per proseguire nobili intenti. Perché la conoscenza deve essere libera e nessuno ci insegna a scuola queste cose, bla bla bla. E nonostante tutto, nonostante spesso aiutino anche a migliorare la sicurezza dei sistemi che violano, se la polizia li becca li sbatte in cattabuglia. Tanto vale a divertirsi un po', che diamine. Anonymous c'è su un'enciclopedia. La storia, giuramento. Solo dopo un'accurata lettura di 10 commenti hacker si può decidere quale strada intraprendere. A seguito vi proponiamo la lista completa, reperibile anche in streaming su YouTube alla pagina 777 del Treviglio. Ma non esiste la 777 del Treviglio. Guardate per qua che stiamo registrando. Vediamo. 19.50. Ah no, allora consiglierei di leggere la pagina sulla seconda guerra mondiale su Enciclopedia. Non usare programmi preconfezionati per hackerare, che tanto non freghi nessuno con quella roba. No, non fare danni, suggerirei. Poi ti rompe paga e qua ci sono tuoi. Mangia tanta frutta e verdura. Cerchiamo la seconda guerra mondiale secondo Enciclopedia. No? Sì, stop. Vabbè. Intanto Anonymous, nasconditi ciò che sono e aiutami a trovare la maschera più adatta alle mie intenzioni. Invocazioni propiziatorie a Thor e Foxy Proxy, recitate in Anonymous prima di fare un attacco di Dios. Noi siamo una regione, no, non siamo una cagione, una magione, ma per tutti i dentieri, com'è che un Anonymous un po' attempato tenta di minacciare i fruttivendolo, colpevole di aver aumentato i prezzi e pesche e tabaccheria. Yippie, figli di puttana, Bruce Willis, dopo aver fatto esplodere il proprio PC come soluzione in extremis, sono un'intrusione di Anonymous. Vabbè, vediamo l'indice. Giustamente questo posto qua è pieno di camper. Congratulazioni, sei il nostro 100.000esimo visitatore, non è uno scherzo, clicca qui per ritirare il tuo fantastico premio. Clicchiamoci. Io ho paura. Chuck Norris ti ha appena colpito con un calcio rotante, tu lo distruggerai tra 5 secondi. Puff. Cazzo, ci siamo cascati. Ma no. Passiamo al giradista. Rimane ancora a chiarire come diamine faccia a lanciare una mole così enorme richieste e un breve lasso di tempo, dato che per riuscire a mettere un crisi un sito solamente ci vogliono almeno 100.000 collegamenti contemporanei. Dove troveranno tutta quella gente? Forse non lo scopriremo mai. Qua sotto c'è clicca qui per fare un attacco hacker. Ah, vediamo un po'. Seconda guerra mondiale, non ci propedia. La vendemmia. Adolf Hitler approva questo articolo. Questa pagina è stata lodata dal grande dittatore, in quanto il testo sotto riportato riflette esattamente il suo pensiero. Morte nemici di Krat in Germania. Perché Krat in Germania? Grande. Avesse acquistato il manuale, grande capo di Krat in Germania. Si sono invertite posizioni, in hanno capo la famiglia sui albanesi che vanno in Italia. La parola d'ordine è una sola, vincere vinceremo. Benito Mussolini su Prima Guerra Mondiale 2. Prima Guerra Mondiale 2, ma vabbè. È il seguito. Sì, anche il seguito. È quel tanto atteso la Prima Guerra Mondiale, piantato tutto il mondo, nonostante le più grandi battaglie si siano svolte su World of Warcraft. Il film può vantare moltissimi attori famosi, tra cui Adolf Hitler, nei panni del grande capo di grande Germania, Benito Mussolini ai panni del nano capo della famiglia Stalin, dei comunisti panni di sé, vabbè. Vediamo un pochino, no? Finale. Passiamo direttamente al finale. Intanto, dopo qualche anno di eventi o degni di nota, gli americani, dopo vari messaggi di cui avvertivano i tedeschi che sarebbero sbarcati in Normandia, ci sbarcarono davvero! Chi l'avrebbe mai detto? I tedeschi non colsero, e dopo tanti spari, tante fucilate e altri rumori di conducibili ad armi da fuoco, gli americani liberarono la Francia e gli altri stati conquistati dalla grande Germania, sconfiggendola definitivamente, creando un mondo pacifico e democratico. Certo, questo è quello che si dice, però. Ragazzi, sappiamo tutti che non è vero. Appunti per l'interrogazione di domani. A tal proposito, vedi Elvis. Che intelligenze non vita dà al fuoco una propria città più grande. Da notare, vabbè. Voci con quarta guerra mondiale? Cazzo! Sono avanti, eh! Psicoreato, riff all'antico, ma... Ma che camper! Che camper!
essere schifoso. La quarta guerra mondiale fu scatenata al commento del Papa Benedetto XVI riguardo affermazione di Giovanni Paolo II, che ha dichiarato di preferire Nero Abdullah Zareb come suo successore. Il Santo Padre commentò così: grazie a me non ci sarà nemmeno un Papa Negro e non ci sarà dunque nessuna fine del mondo. All'inizio la quarta guerra basta. Troppo complicato per i miei gusti. Non fanno più l'articolo di una volta. Ah, amico in difficoltà. Ehi, non è che potresti darmi una mano? Mi si è bloccato tutto. Guarda, cioè, non riesco più ad andare avanti e non capisco perché. Cioè, ho solamente premuto pulsanti a caso per un po' e non mi aspettavo proprio che succedesse una cosa del genere. Cioè, futuro hacker, spegni e riaccendi. Questo è un suggerimento unico. L'ho fatto anch'io con la mia prof di italiano, che vabbè, la salutiamo, quella delle medie, se guarda i nostri video e scambia questa cosa qua per una vita uguale. Grazie a questo libro, Hacking for Dummies, cioè Hacker per principianti, imparerai niente po' di meno che a usare un antivirus, a tenere il firewall sempre attivo e forse anche a scaricare la BitTorrent. Figo, proprio come tutto ciò che ti serve per essere un vero hacker. Cazzo. Altro amico in difficoltà. Il problema è che quando apro questa finestra, premo un tasto destro del mouse con l'anulare, scelgo Cliff di CD e premo un pugno sulla tastiera, inizia a comparire mille alerts e gli ultimi dati vengono cancellati. Io allora provo a fare i backup sull'iPod perché mi si sono rotti tutti i dischi esterni e poi... Che sistema operativo usi? Windows, futuro hacker, formata. Dunque... L'abbiamo già letto il manuale del principiante hacker? Sì, poi lo leggeremo. Mi pare che l'ho già letto, vabbè, poi lo leggeremo più avanti. Bambino che diventerà un hacker. Mamma, perché il mare blu? Madre, abbassando il volume della TV con aria scocciata. Perché riflette il colore del cielo, tesoro? Ah, capite, perché il cielo blu allora? Mamma, in evidente difficoltà. Perché le sostanze presenti nel cielo assorbono tutti i colori tranne che il blu, pure li respingono, comunque così e basta. Bambino. E perché? Madre, tornando a concentrarsi sul pomeriggio 5. Amore, mamma da fare, impariamo dopo, ok? Oh, ammirate tantissimo la di Call of Duty. Questo bambino diventerà un hacker davvero. Come si può notare dall'esempio precedente, difficilmente il bimbo hacker ottiene una risposta soddisfacente. Ma la vera svolta della vita del baby hacker arriva col primo PC. Ok, visto che non voglio dire di trovare un'altra partita, direi di chiudere qua. Ma no, ma sta dicendo il bambino che solamente dopo molto tempo riesce a rimettere insieme i pezzi in modo che torni ad essere un PC. A quel punto che perde improvvisamente interesse per l'hardware, si dedica a esplorare il mondo del software e tutte le sue incredibili possibilità. Inutile dire che presto gli amici inizieranno a chiedergli consigli tecnici su questioni controverse, a cui egli sarà felice di rispondere dispensando quale saggezza con la calma e l'affidabilità che gli sono state proprio per natura. Saluti. Anzi no, non saluti. Continua. Ma che diavolo? Che spanto me. Ragazzi, è esattamente il tipo di apparecchio che ci vuole per solleticare la sua curiosità. Lo smonta o rimonta, ne farà prima il raggio della morte per smettere gli amichetti, poi trasforma una centralina elettrica a scrivania, nell'immancabile macchina a caffè, persino un porta coprinaso interattivo. Naso. Porta coprinaso, vabbè. Questo è il bambino che diventerà un aspirante anche. Secondo enciclopedia. Ottimo. Allora, adesso... Wolf, scusa, ma si è aperto il portacaffè. Portacaffè, qua nel computer. Quello che si preme il disco e preme il pulsante esce... Esce, scusa. Portacaffè. Ma è il disco? Cos'è? Quello per il disco. Ma... Io ho sempre usato come portacaffè, vabbè, stessa roba insomma. Ma i cani sono nostri o? Ecco perché poi si è rotto quello del cane. Ah no. Sì, vabbè, ragazzi, a quanto pare io qualsiasi partita entro mi metto dentro i cani. Ma che roba. Un ragazzo nella mia scuola dice sapere intercettare un cellulare e SMS tramite il suo computer. Questo qua è naturalmente sugli Aquanser dove gli utenti sparano a cazzate. Ha pubblicato anche, ha fatto una schermata blu con scritto inserire il numero di cellulare. Ma che cazzo è un cretino sto qua. Si può fare una cosa impossibile, un hacker esperto riuscirebbe a farlo. Quello che voglio sapere è se si può intercettare un cellulare tramite il computer.
tutto è possibile, di sicuro non c'è un programmino free da scaricare sul web. Ma sei è un genio sto qua. Cazzo, è la migliore risposta. E poi uno che dice, sono un hacker esperto con i giusti programmi. Chi riesce? Ma la vera domanda che si pongono gli hacker è come registrare i giochi su computer? E noi ci siamo riusciti dopo 3 ore. Poi vediamo, grazie. Ah, ecco spiegato tutto. Ok ragazzi, diamo la conferma. Qua c'è dentro un hacker. In questo coso qua c'è dentro sicuramente un hacker. Vabbè. Ragazzi, direi di chiudere qua, perché non ho voglia di stare in questa partita qua con un hacker. Quindi? Quindi adesso. Bella a tutti da Wolf e da Jacopo Mi. Alla prossima.